E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo ed ultimo episodio su Omori. Ok ragazzi, piccola parentesi, mi scuserete ma ho completamente dimenticato di dirlo in video in quanto sono partita direttamente con vari ringraziamenti che vedrete fra un attimo, ma volevo proporvi una bella sfida. Vediamo se riusciamo a raggiungere i 100 like per questo incredibile ed emozionante finale di serie su Omori. So che ce la possiamo fare ragazzi, lasciate un bel pollice in su per questo episodio. Io volevo approfittare di questo video per ringraziare tutti quanti voi, tutti quelli che hanno seguito e sostenuto con tanto affetto e partecipazione questa serie. Volete con i like, volete con i commenti, volete solo con le views. Io veramente, ragazzi, volevo ringraziarvi dal più profondo del cuore per aver seguito così tanto questo gioco. Io vi devo dire sinceramente, non mi aspettavo che questo videogame avrebbe suscitato tutto questo interesse. Ma è una cosa che mi ha stupito, mi ha sorpreso ovviamente positivamente, perché è bello vedere che anche giochi che possono essere considerati, direi, semplici, tecnicamente parlando, possono essere comunque tanto apprezzati dai videogiocatori, ovviamente per i contenuti, per la storia, per le emozioni. Quindi sono stata, ragazzi, veramente felicissima di giocare questo gioco. Io ho scritto anche un post nella sezione community qualche giorno fa, magari se scorrete un po', ragazzi, riuscite a recuperarlo, che riguardava proprio questo gioco qua. E adesso che sono in procinto di finirlo, mi viene un pochettino, ragazzi, di tristezza. Perché? Perché questi sono quei giochi che uno vorrebbe non finissero mai. Ormai veramente faceva parte delle mie giornate, Omori, come tutte le serie comunque. E quindi questo gioco, che a maggior ragione mi ha coinvolto e vi ha coinvolto così tanto, penso che ancora di più, ragazzi, lascerà veramente un grande vuoto dentro di me. Un vuoto che comunque dovrò elaborare, perché la storia, ragazzi, tutto quello che abbiamo scoperto riguardo appunto la trama di questo gioco mi ha sconvolto non poco. Io credo che appunto Omori sia uno dei videogiochi più profondi e più sconvolgenti che io abbia mai giocato. E questo sempre, ragazzi, per ribadire il fatto che non è tanto la grafica ad essere importante in un gioco, quanto invece ovviamente una buona storia, un buon contenuto e delle belle emozioni, perché è questo quello che io sempre cerco nei videogames, ragazzi, delle belle emozioni. Perché lo sapete, lo dico sempre e lo ripeto, sono convinta che i videogiochi siano esperienze di vita, siano esperienze da vivere, e Omori è stata un'esperienza, penso, veramente più unica che rara nel suo genere. Penso già da ora, ragazzi, prima di finirlo, di poterlo definire una piccola perla che forse tutti quanti dovrebbero giocare, anche se non so quanto certi argomenti tocchino davvero tutti, argomenti tipo appunto la depressione, tipo il suicidio, tipo l'angoscia, tipo le fobie, tipo queste cose qua. Però secondo me è una piccola perla, ragazzi, che veramente merita di essere scoperta, merita di essere giocata. E quindi sono davvero tanto felice di averla potuta portare qui sul canale, ne sono orgogliosa. Penso che appunto questa su Omori sarà una delle serie che più sempre ricorderò, ragazzi, nella mia storia su YouTube. La porterò sempre con me, come è successo ovviamente anche per altre serie. Io vi chiedo scusa per questa lunga premessa, ma penso che fosse necessaria, come penso sia necessario, ragazzi, fare un attimino di chiarezza riguardo quello che abbiamo scoperto la volta scorsa. Perché? Perché tantissimi di voi hanno commentato lo scorso video. Io di questo vi ringrazio, perché ovviamente, ragazzi, poi ognuno di voi ha dato una propria interpretazione a quello che abbiamo scoperto, perché appunto l'abbiamo scoperto soltanto attraverso delle istantanee, attraverso delle fotografie. E io penso di essermi persa appunto un paio di dettagli che diversi di voi invece mi hanno fatto notare nei commenti. E quindi di questo ancora di più vi ringrazio, ragazzi. Perché? Perché io la volta scorsa ho interpretato la rottura del violino in un certo modo. Mi sono detta: quindi Omori ha usato il violino per colpire Mari. No, non è così, perché effettivamente poi riflettendoci, grazie ai vostri commenti, ragazzi, la foto
foto del violino rotto era una delle prime, se non la prima, se non sbaglio. Ergo significa che il violino era già stato spaccato da Omori, da Robin, prima che succedesse l'incidente con Mari. Perché anche questo, ragazzi, io penso di averlo un po' frainteso. Io ho detto che Robin l'ha uccisa volontariamente, ma quasi sicuramente non è stato così, è stato un incidente. Perché ovviamente, ragazzi, una volta che Mari è morta, Robin ha voluto riportarla a letto, forse sperando che appunto potesse risvegliarsi, quindi sperando che fosse soltanto svenuta. Ergo non si è reso conto davvero di cosa fosse successo, quindi non l'ha fatto volontariamente, ma evidentemente Mari probabilmente, ragazzi, ha iniziato forse a strattonare Robin, il quale forse per divincolarsi, per difendersi, le ha dato una spinta che purtroppo l'ha fatta cadere giù dalle scale e ha fatto sì che si rompesse il collo, e quindi ovviamente ha fatto sì che morisse. Quindi è stato un incidente, e mi avete fatto riflettere anche sul perché tutto ciò sia accaduto. Perché, ragazzi, Mari, come giustamente mi avete fatto ricordare, era una perfezionista del pianoforte, quindi voleva che fosse tutto sempre perfetto. Lei si esercitava veramente tante ore al giorno, e Robin aveva iniziato anche lui a suonare il violino, solo che non condivideva questa stessa passione della sorella per la musica. Ergo si sentiva forse costretto, si sentiva costretto a fare tutte queste ore di esercizio. Alla fine, molto probabilmente, ragazzi, proprio il giorno del concerto, Robin non ce l'ha fatta più, e quindi, in preda alla frustrazione più totale, ha compiuto questo gesto di rompere il violino, proprio in segnale del fatto che non ce la facesse più. E quindi probabilmente, alla vista di ciò, Mari è rimasta alquanto probabilmente scossa, sconvolta. Ma a questo punto, ragazzi, mi chiedo se Mari fosse la santarella che ci hanno fatto credere fino all'ultimo. Molto probabilmente sì. Comunque era sicuramente una brava ragazza, però era al punto perfezionista dal punto di vista della musica che molto probabilmente ha visto il gesto di Robin come un affronto, a maggior ragione il giorno del concerto. E quindi evidentemente tutto ciò, ragazzi, ha fatto sì che Mari se la prendesse con Robin, al punto da costringerlo a spingerla, facendola purtroppo inavvertitamente cadere. Quindi tutto ciò, ragazzi, per riassumere quello che è accaduto. Io vi ripeto, vi ringrazio per avermi aiutato a riflettere su ciò che è successo, perché probabilmente avrei continuato ad avere una versione sbagliata della storia. Invece io credo che quella che ci siamo raccontati un attimo fa sia appunto l'interpretazione più giusta di quello che è successo. Quindi io i fazzoletti li ho presi. Era necessario comunque fare questo riassunto, era necessaria tutta questa premessa. Vi chiedo scusa per la lunghezza che avrà questo video, ma credo che certi giochi meritino certe argomentazioni. Quindi andiamo ovviamente a continuare. L'ultima volta, appunto, ragazzi, ci eravamo lasciati qui in spiaggia, dopo che tutti quanti comunque hanno mangiato il cocomero. Basil ha scattato la foto. Qualcuno di voi mi ha pure detto, ragazzi, che comunque il gioco prevede più finali, e questa è una cosa che vedremo, ragazzi, nel senso che io non so se si può salvare appena prima per vedere gli altri finali, eccetera. In ogni caso, ragazzi, in questo video penso che ne farò soltanto uno, ovviamente, perché se no la cosa si allungherebbe troppo. Hai ricordato il sapore dell'anguria? Era più buona quando la mangiavate tutti insieme nella calura estiva. Quindi adesso, molto probabilmente, vedete, ragazzi, una parte del violino si è riparata. Questo va, appunto, bisogna interpretarlo come se probabilmente il violino rotto rappresentasse proprio il senso di colpa di Robin, no? Forse il suo animo, come se fosse il suo animo ad essere rotto. Adesso ricordare comunque i bei tempi, le cose belle che sono successe, magari può aiutarlo in questo processo di perdono, in questo processo di recupero, magari, non so se vogliamo chiamarlo così. Fatto sta che dobbiamo proseguire e quindi vivere anche gli altri ricordi, ragazzi. Vediamo un attimino cosa ci faranno vivere adesso. Sembra che si siano addormentati tutti. Direi che siamo rimasti in tre. Per forza hanno sonno dopo questa buffata. Grazie per aver cucinato per tutti, Hiro. Oh, figurati, è un'occasione per fare pratica. Sono felice che vi sia piaciuto. Un giorno sarei un cuoco famoso in tutto il mondo e cucinerei un sacco di leccornie per me. Eh? Aspetta, lo sarò davvero. Certo che sì, io credo in te, Hiro. Beh, se lo dici tu. Ok, gli altri stavano dormendo, mi ricordo qualche foto del genere. Sono felice che tu stia usando di più la macchina fotografica, Basil. Direi che il tuo nuovo hobby ti piace. Sì,
È molto divertente una volta che ci prendi la mano. Un momento, c'è qualcosa di strano in questa foto. Hector, cosa hai fatto? Che dolci. Al lago, tra l'altro. Ok, ci possiamo svegliare? Sì. Vediamo un attimino. Posso andare fuori? No, mi sa che non posso passare, ragazzi, per andare. Volevo andare a vedere di là, ma mi sa che non si può. Adesso ci permettono di salvare tutte le volte. Io comunque salvo, nel dubbio. Mi faccio andare via. Ah, ok, posso passare da qua. Mamma mia, raga, c'era spazio sotto l'albero. I biscotti di Mari. Ne ha mangiato un altro. E questo cane? Ci ha pisciato... Ah, ma ha fatto la cacca! Ecco, io l'ho calpestata a piedi nudi. Che cosa meravigliosa. Davvero fantastico. Ok, allora, di qua non si può più andare. Direi che possiamo provare ad andare via da qui, ragazzi. Andiamo. Io vi chiedo scusa se, ragazzi, dovessi perdermi qualche dettaglio o qualcosa, però... Hai ricordato la sensazione di dormire sulle gambe di Mari. Ti sentivi a tuo agio perché sapevi che qualunque fosse successa, Mari ti avrebbe protetto. Una parte del violino si è riparata, quindi mi chiedo, cos'è successo il giorno del concerto, Dio santo? E comunque sì, poi, regà, è stato Basil a suggerire a Robin l'idea di farla trovare impiccata. Perché? Perché teneva talmente tanto a Robin che non voleva lo incolpassero dell'incidente. È per questo che ha sempre chiesto perdono, perché l'idea è venuta in mente a lui. Quindi deve essere stato devastante per entrambi, ragazzi. Veramente devastante. Sembra Georgie di It, con l'impermeabilino giallo. Ehi, Robin, Basil, quanto ci avete messo? Scusa, ci siamo fatti prendere da questo nuovo gioco dove ci si affronta con queste rocce domestiche. Le rocce domestiche... Basil, Basil, scatta una foto al mio nuovo impermeabile. Oh, certo, solo un momento. Ti piace, Robin? È rosa, è il mio colore preferito. Ah, il rosa è un colore disgustoso. No che non lo è, Kel, sarai tu un colore disgustoso. Hai detto una cosa senza senso. Ehi, Robin, ora che ci penso? Mari e io stavamo pensando a di tingerci i capelli. Mari vuole farseli viola. Viola? Secondo te che colore ho scelto io? E poi si è tinta i capelli di rosa. Aspetta, non dirmi che vuoi farti i capelli rosa? Ah, è disgustoso. Perché mai dovresti fare una cosa simile? Beh, penso che sia un'idea molto carina. Ne è convinta anche Mari. Ah, non capirò mai voi due le vostre assurde idee. Penso che staresti bene con i capelli rosa, Aubrey. Che dolce. Tu che ne pensi, Robin? Ma sì. Robin dice che staresti molto bene con Rosa. Vedi, lo dicono anche Basil e Robin. Quello strano sei tu, Kel. Tss, fa come vuoi. Hai detto che stavi giocando a rocce domestiche con Basil. Forse dovrei provarlo anche io. Ehi, ho trovato. Perché non andiamo da Obiz a vedere se c'è roba nuova? Evviva, è deciso. Un giorno mi tingerò i capelli di rosa. Ma non credo lo farò a breve. Il mio papà è molto severo su queste cose. Beh, comunque l'ha fatto. Che c'è, Robin? Vuoi vedere la foto? Chiedi sempre di vedere le foto che scatto ad Aubrey. Possibile che tu abbia una cotta? Diventi rosso fino alla punta delle orecchie. Tranquillo, non lo dirò a nessuno. Quindi Robin aveva una cotta per Aubrey. Te lo prometto. Oddio, che cosa tenera. Ma posso andare da qualche altra parte? Oh, preferisci andare via prima, Robin? Non temere, ti raggiungiamo subito. Ok, mi sa che possiamo andare, ragazzi. Che cosa dolce. Andiamo. Hai ricordato il suono della pioggia che batte sul tuo ombrello? Era un suono rassicurante perché sapevi che i tuoi migliori amici erano accanto a te. Una parte del violino si è riparata. Proseguiamo allora. Quanti altri ricordi secondo voi, ragazzi, ci faranno vivere? E chi lo sa. Vabbè, vivremo comunque tutti quelli che incontreremo. Vediamo il prossimo.
Sei sicuro di non voler prendere parte alla foto, Robin? Robin è molto insicuro davanti all'obiettivo. Ci sentiamo tutti così a volte, no? Oh. Non preoccuparti, Robin. Sono certa che ti abituerai presto. Wow, questa torta è incredibile. Oggi ti sei superato, Hiro. Sì, grazie, Hiro. Io amo le fragole. Basil, Basil, che desiderio vuoi esprimere? Ehi, non si chiedono queste cose, Aubrey. Altrimenti il desiderio non si avvererà. Eh? Quindi è così che funziona? Se è così, desidero che... Kel prenda il voto massimo agli esami. Ehi, non funziona così. un desiderio, eh? Ecco, non so cosa chiedere, sapete? Ho tutto ciò che potrei mai volere proprio qui. Che dolce. Ah, ho trovato. Penso che il mio desiderio sarà... Scherzetto, è un segreto. Accidenti, ora sono curiosa. Ragazzi, sbrighiamoci o le candeline si scioglieranno. Tutti pronti a cantare? Certo che sì. Vuoi darci tu il là, Mari? Certo. Dunque, e uno, e due, e... Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a Basil, tanti auguri a te. Evviva! Soffia sulle candeline, Basil. Esprimi un desiderio. Oh, uffa! Io mi comincio a commuovermi, ragazzi, eh? Hai ricordato. Il sorriso di Basil prima di soffiare sulle candeline. Ma hai ricordato anche che mentre Basil esprimeva il suo desiderio, tu hai espresso il tuo. In quel momento. Hai desiderato che fossero tutti felici. Una parte del violino si è riparata. Quanta dolcezza. Adesso comunque c'è il dubbio di quello che è successo nella realtà. Perché comunque Robin e Basil, secondo me, regà, o si sono legnati o si sono fatti qualcosa di brutto. Perché Robin appunto alla fine della lotta si vedeva che c'era tipo un occhio messo male, si è sentita la sirena poi, cioè è successo qualcosa di brutto, quindi questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Mamma mia. Wow, un nuovo pallone da basket, grazie mille fratello. Figurati Kel, puoi ringraziarmi prendendo qualche voto migliore a scuola. Certamente, puoi contarci. Bene, Robin, è il momento di aprire il tuo regalo. È Natale, oddio! Quest'anno riceverai un solo regalo. Da parte di tutti noi. Potrebbe non sembrare molto, ma abbiamo dovuto risparmiare tutti per prenderlo. Già, io e Basil abbiamo persino venduto biscotti e limonate in estate. E ricorderai che io e Mari abbiamo lavorato per un po' al panificio. Mi sono impegnato anche io. Ho consegnato i giornali ogni mattina per 3 mesi. E sai quanto io sia lento a carburare al mattino? Sappiamo che potrebbe farti sentire sotto pressione, ma... è passato molto tempo da quando hai smesso di suonare il violino. Mari ci ha detto che vai sempre nella sala del pianoforte quando si esercita. E una volta hai provato a suonare il violino di quando eri bambino, anche se è diventato troppo piccolo per te. Insomma, Basil ci ha proposto quest'idea e abbiamo deciso di prenderne insieme uno di qualità. Quindi, ecco qui. Speriamo che ti piaccia, Robin. È da parte di tutti noi. Oddio, quindi gliel'avevano anche regalato. Oh, Gesù, non mi potete fare questo. Gliel'avevano regalato tutti insieme. Ecco a te. Un violino tutto tuo. Speriamo che ti piaccia, Robin. Dai, provalo. Cazzo. Quindi gli avrà fatto pure più male l'idea di romperlo, probabilmente. Senti un pizzicore nelle dita. E il tuo corpo, da solo, porta alla spalla il violino.
Ecco la foto. Hai ricordato l'ansia che ha stretto il tuo cuore mentre suonavi la prima nota sul nuovo violino? Eri spaventato, ma non aveva importanza, perché loro credevano in te e qualunque cosa fosse accaduta, non avresti mai voluto deluderli, perché erano i tuoi amici. Quindi lui non era entusiasta comunque. Mi sa che era l'ultimo ricordo, ragazzi. Il violino ha recuperato la sua forma. Pronto? Quindi lui non era entusiasta di sta cosa. Allora, ci sono due lampioni accesi. Quindi adesso sono perplessa. Dove vado? Allora, proviamo a seguire l'istinto. L'istinto mi dice di... Ah no, non ce n'è uno solo. Ah, ok. Pensavo di dover scegliere fra le due luci, quando invece dobbiamo soltanto entrare qua. E sta porta non mi piace molto, sinceramente. Oh, caspita. Robin, finalmente sei qui. Da questo momento in poi è tutto nelle tue mani. Sai, prima di conoscervi trovavo molto difficile farmi degli amici. Anche dopo che siamo diventati amici, ho sempre immaginato che prima o poi mi avresti abbandonata. Però... Anche quando gli altri sembravano troppo impegnati, tu c'eri sempre per me. Passavi ore e ore ad ascoltarmi. Potevo sempre contare su di te per questo. So bene che ci siamo persi di vista negli ultimi anni, ma è una cosa che possiamo cambiare. Mi dicono sempre che sono ottuso e un po' sbadato, ma se lo vorrai, ci sarò sempre per te. Robin, sappiamo bene che non ti piace prendere l'iniziativa. Deve essere stato difficile per te. Però vorrei che tu riponessi un po' di fiducia in noi. Anche se hai fatto una cosa cattiva. Questo non ti rende una persona malvagia. Hai dovuto convivere con questo dolore a lungo e hai tenuto tutto dentro. Ignorare i problemi può sembrare più semplice, ma hai il diritto di lamentartene. Arriveranno altri momenti belli. La vita migliora sempre se tu decidi di migliorarla. Ciò che accadrà adesso dipende solo da te. Ma siamo qui perché desideravi che fossimo al tuo fianco. E speriamo tutti che questo non sia un addio. Quindi alla fine delle cose devi decidere se dire tutto oppure no, mi sembra di capire. Direi che non sovrascrivo il salvataggio, non si sa mai, però parliamo di nuovo con loro. Per quanto tu reprimi i tuoi sentimenti, alla fine riusciranno sempre a riemergere. E ciò che sceglierai di fare con quei sentimenti sarà la tua verità. Ehi, Robin. Metticela tutta, fallo per me. Qualunque sarà la tua scelta, noi vorremo sempre il meglio per te. Non dimenticarci, siamo tutti dalla tua parte.
puoi farcela, Robin. Prometto di restare al tuo fianco fino alla fine. Sì, voglio che restiamo migliori amici per sempre. Lo vuoi anche tu, no? Se davvero devo scegliere se dirglielo o meno, è difficile. Non so adesso cosa dobbiamo fare, ma noi crediamo in te, Robin. Un leggio vuoto. Vuoi posarci sopra il tuo spartito? Sì. È posato lo spartito sul leggio. Il palcoscenico è pronto. Vuoi suonare il violino? Ah, non so se suonare il violino sta a rappresentare il fatto di forse far emergere la verità. Non lo so. Fatto sta che, seppure fosse così, ragazzi, credo che sia comunque la cosa giusta da fare a questo punto delle cose. Quindi direi di sì. Povero Robin, ragazzi, cioè, io penso che non si possa neanche lontanamente immaginare una cosa del genere, cioè come si deve essere sentito tutti quegli anni con un peso simile sul cuore. Secondo me è una cosa assurda, eh. Oh. C'è Omori. Quindi oh Gesù, è arrivato il momento di combattere Omori, ragazzi, direttamente. Quindi è la resa dei conti finale, praticamente. Porca miseria. Beh, continuiamo ad attaccarlo e... Ai, minchia. Si sta scatenando tantissimo, eh. Sempre imperturbabile lui, tra l'altro. Ok, cerchiamo di recuperare un pochettino, ragazzi, di cuore, perché sennò mi sa che non ne usciamo vivi. Ok, attacchiamo di nuovo e poi ci... Aia, porca miseria. Poi ci curiamo assolutamente. No, non posso scappare. Ci curiamo assolutamente, ragazzi.
Dopo tutto questo, a questo punto delle cose, ragazzi, non voglio più soccombere a lui. Se abbiamo preso la decisione di lasciar perdere tutto, lasciarci alle spalle lo spazio bianco, lo spazio nero, tutto quanto, Omori non si è arreso. Neanche noi. Accidenti. Minchia. Calmiamoci, recuperiamo, ragazzi, perché lui è tornato in piena salute. Cioè, questo è tipo, non so se... Aia, porca miseria. Una boss fight finale, come la possiamo definire? Non so se prima curarmi, ragazzi, forse è il caso, però se continuano ad usare questo super attacco, la vedo male. Eh sì, continua proprio ad usare questo super attacco, porca miseria. Ma così non ne esco, eh. Io non voglio soccombere, no. Non, a questo punto delle cose, no. Mamma mia, noi che facciamo tutto sto danno, ragazzi, calmiamoci, che non so se potrà riutilizzare quell'attacco pazzesco, probabilmente, esatto, però direi che possiamo attaccarlo di nuovo prima di curarci, anche se lo vedo parecchio resistente attualmente, si è, immagino, ovviamente fortificato, hai causato così tanto dolore, eppure non hai fatto nulla per rimediare. Né hai ottenuto nulla in cambio. Riguardo il tanto dolore, si riferisce, suppongo, alla famiglia che comunque ha perso Mari e non si è mai potuta dare una spiegazione, ovviamente. Allora, ogni volta che usa questo attacco, ragazzi, direi comunque di curarci perché non rischierei di perdere adesso. Sperando non possa utilizzarlo ancora tante volte, perché se no stiamo qua 3 ore, ragazzi. Meno male che abbiamo questa abilità che non consuma cuore, tra l'altro. Quindi adesso possiamo attaccarlo. Lui ci attacca di nuovo. È più veloce di noi, mi sa, eh. Quindi giù di altri 34 danni. Calmiamoci di nuovo. Lui riuserà di sicuro quell'attacco pazzesco. Chiaramente sì. E che si è creato praticamente una controparte, no? Dentro di sé una controparte. Forse più fredda, più cinica, ovviamente. È dura. Questa è proprio regala, grossa metafora di quando poi uno si ritrova a dover fare i conti con se stesso. Perché è così. Cioè, alla fine, quando hai fatto qualcosa in questa vita che magari comunque ti opprime, poi alla fine devi fare i conti con te se non hai fatto nulla per risolvere un certo tipo di situazione. E quindi, regà, se continuo a farmi sto attacco, ok. Se no, veramente, non mi sbrigo mai più. Così, che diamine. Se gli faccio un attacchino ogni tanto così. Mamma mia, stiamo qua un'altra ora, spero di no. Però continuerà, ovviamente. Sempre 2 o 3 volte me lo fa sto attacco maledetto. Di nuovo, ok, per fortuna non l'ha rifatto, quindi magari possiamo attaccarlo di nuovo. Ah, che bastardo! Me l'ha fatto adesso. Vabbè, per fortuna eravamo ancora abbastanza in salvo. I tuoi amici non ti perdoneranno mai. Ti abbandoneranno come tu hai abbandonato loro. Ed è ciò che ti meriti. Che crudeltà, porca miseria. Questa ha fatto davvero male. Ha colpito dritto al cuore, veramente. Ecco, vedi? Mi inganna il maledetto. Perché prima me lo faceva prima, adesso me lo fa dopo, capito? Quando non me posso curare subito. Però posso curarmi adesso. Faccio pure io un bel respiro profondo, ragazzi, perché... No, mo non mi freghi. Mo mi curo prima. Non esiste proprio. A sto punto, vedete, mi fa sorgere i dubbi, ovviamente, sto bastardo. Anche se non so effettivamente se a questo punto delle cose la scelta ormai l'ho fatta, non lo so. Però i dubbi me li fa venire, ragazzi. Ok, riattacchiamolo adesso, o la va o la spacca, ragazzi. Devi soccombere. Soccombi. Che il cazzo proprio. Omori non si è arreso. Niente ragazzi, mamma mia. E questo forse ste mani staranno a rappresentare magari il controllo che ha avuto Omori fino ad ora dentro di lui. Continui a ripeterti che non vuoi essere un peso per gli altri.
Ma la verità è che pensi solo a te stesso. Non vuoi che gli altri si aspettino qualcosa da te. Madonna, mo sarà ancora peggio, regà, sta roba. Allora, io riapprofitto, attacco subito. Anche se, regà, sarà più resistente adesso. Quando mai hai pensato agli altri? Per quanto ancora lascerei che siano loro a prendersi cura di te? Dici di tenerci, ma è una balla. Non hai mai fatto nulla per nessuno. Sei inutile. No, persino peggio. Mi disgusti. Cioè, regà, è di una malvagità spaventosa. Cioè, ste frasi, queste frasi senza la minima pietà. Queste ovviamente sono cose che dice lui a se stesso, ovviamente, ma è terribile. Le persone come te non meritano di vivere. Terribile, ragazzi. Ancora. Me lo devi ripetere tutte le volte. Me lo vuole ripetere tutte le sante volte. Terrificante, ragazzi. Veramente. Ovviamente mi annienterà. Chiaramente quindi mi costringe per forza a calmarmi di nuovo. No, non soccomberò. Troppa cattiveria, cavolo. Calmiamoci di nuovo. Approfittiamo, ragazzi, attacchiamolo. Non gli manca molto. Mi chiedo quante fasi ancora abbia questa fight. Lo ripete tutte le volte, ragazzi. Ogni volta è tipo una pugnalata, veramente. Per la miseria. Dai, ancora, è l'ultima. Resisti, resisti, Robin. Resisti. Ancora. Non si è arreso. Ancora. Niente, regà. È una battaglia dura. Dura da vincere. I tuoi amici si sbagliano sul tuo conto. La persona che amano non sei tu. Li lasci credere in una bugia nel disperato tentativo di proteggerti. Mamma mia, regà. Io non so se resisteremo, eh. Cioè, ogni volta mi fa attacchi più potenti. Non lo so se resisterò, ragazzi. Non sei altro che un bugiardo. E quando vedranno la verità, ti odieranno tanto quanto tu odi te stesso. Raga, è difficile. Se scoprono la verità, non riconquisterai mai più la loro fiducia. Non importa cosa farai, non avrai speranze. Non farai altro che peggiorare le cose. Sarebbe meglio morire e basta. Raga, vi giuro, mi fa male, mi fa male, mi fa male. No, 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 non lo ripetere. È una durissima battaglia. Ma veramente durissima. Non mi aspettavo questo confronto finale, vi devo dire sinceramente, e mi sta colpendo più forte di quello che pensassi. Veramente. E diventa sempre più forte, ovviamente, perché più cerchi di resistere, più è difficile, più la resistenza aumenta. Non so se ce la faremo. Devo curarmi per forza di nuovo, perché se mi annienta di nuovo è la fine. Mamma mia, regà, sarà lunga sta battaglia, porca miseria. Niente, proviamo ad approfittare, ad attaccare adesso, ragazzi, ma comunque è tosta. E io gli faccio sempre meno danni, tra l'altro. Lui me ne fa sempre di più, io gliene faccio sempre meno. Ovviamente mi annienterà di continuo, però mi devo curare per forza di nuovo. Sempre per pararmi il sedere, ragazzi.
Mamma mia, terribile, è terribile tutto ciò, veramente terribile. Ok, proviamo ad attaccarlo adesso. Resisti, Robin. Resisti, ti prego. Questo non so se magari per invogliare il videogiocatore ad arrendersi. Non lo so, cioè a lasciarsi andare, perché comunque è dura. Magari in qualche momento ti potrebbe venire in mente di dire, ma sì, fammi fuori e basta. Però... mamma mia, raga, che fatica. Attacchiamolo di nuovo. Curiamoci immediatamente. Oppure la figura là dietro che ci osserva così. Mamma mia. Resistire, no. Oddio, no, 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 no. No, ma porca loca. Non volevo che morisse. Ma porca miseria. Non mi dica che mo me devo rifare tutta quanta la boss fight. Mamma mia, ragazzi. One eternity later. Ok, ragazzi, sono riuscita a riarrivare a questa fase qua. Io non so se sarà la fase finale o meno. Fatto sta che ho conservato il succo e tra l'altro ho visto che una delle mie abilità di regola non dovrebbero farlo scendere. Quindi magari posso avere la possibilità di utilizzare quell'abilità che dà più attacchi, no? Allora, abilità. Attacca 3 volte. Andiamo giù di allegro. Mannaggia, avrei dovuto utilizzare prima l'altra. Sono completamente dimenticata. Questa situazione non può finire ovviamente così, anche perché il game over non è un'opzione, evidentemente. Ho rischiato tantissimo, ragazzi. Ho rischiato veramente di brutto. Spero di non dover ripetere di nuovo questa boss fight, perché è... oddio, è veramente dura, ragazzi. Che se di sto passo non mi sbrigherò mai più, ragazzi. Mamma mia. Cura le tue ferite e ritorna più forte. Vediamo un attimino se pure sta cosa cambia qualcosa. Gli amici devono esserci al momento del bisogno. Oh, ma questo mi ripristina anche il succo. Ma magari l'avessi saputo prima, madonna santa. Quindi andiamo giù di allegro, ragazzi. Ad averlo saputo l'avrei usato molto tempo prima, porca miseria. Però ovviamente lo si poteva usare una volta sola. Quindi intanto recuperiamo la salute. Però almeno ho potuto attaccarlo 3 volte. Sperando che questo serva davvero a qualcosa, ragazzi. Quindi non so se rischiare di attaccarlo. Proviamoci. Incrociamo le dita. Ok, 67 danni. Infatti comunque è più forte. No, non mi di. Nomori non si arrenderà. No, ti prego. Ma non può essere così infinita sta storia, ragazzi. Ma lasciatemelo dire, mamma mia. Ok, amorevoli cure. Adesso me lo fa utilizzare il desiderio di Obri. Spero che tu possa trovare un po' di pace e magari un po' di felicità. Hai ammazzato Mari. Lei ti amava e tu l'hai ammazzata. Oddio, regà. Prova paura. Ah, adesso pure la paura ci si mette. Davvero fantastico. Pure con la musichetta e tutto il resto. Ora dobbiamo pure cercare di combattere la paura. No vabbè, regà, ma così non ce la farò mai. Kiro l'amava e tu l'hai ammazzata. È terribile tutto ciò. Veramente terribile. E tra l'altro terribile pure il fatto che non mettano una sorta di checkpoint, perché così andiamo avanti all'infinito veramente. Allora, Obri l'amava e tu l'hai ammazzata. Però adesso posso usare comunque allegro, almeno attaccarlo 3 volte. Kel l'amava e tu l'hai ammazzata. Non me l'ha fatta usare? Non ci posso credere. Non me l'ha fatta usare. Ma perché non me la fa usare? Ah, forse se prova paura non può usarla. Che fregatura, regà. Basil l'amava e tu l'hai ammazzata. Allora, pure sto effetto sonoro, regà, mi sta mettendo angoscia addosso che voi non me potete credere. Sì, però se ogni volta mi fa ritornare la paura, ogni stracazzo di volta, tu l'amavi e tu l'hai ammazzata. Non ce la farò mai così, di sto passo. Cioè, anche perché non posso rischiare che... ecco, vedi che mi ammazzi adesso. Tu l'amavi e tu l'hai ammazzata, perché non ti sei curato? Regà, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Non me lo dite, vi prego. Non ce la fa manco a calmarsi.
È la fine. Cioè, raga, se me da game over. Mo non è game over? Che cazzo! Cioè, ma mo, raga, parliamone. Ma uno veramente. Ma se può mettere a rifà tutta la stracazzo di boss fight dall'inizio? Dio santissimo! Ah, no. Vuoi continuare? Che vuol dire vuoi continuare? Devo rifare la boss fight oppure no? Sì. Cosa succede? Ah, mo sì. Mo sì, ragazzi. Ok, quindi era previsto evidentemente che succedesse così. Ok. Quindi adesso con ancora più consapevolezza, Robin torna e suona. Ok, raga, ero già partita a mille. Io vi chiedo scusa, però veramente, raga, perché comunque la boss fight è lunga. La miseria. Per la miseria. Arrivato il momento di quindi lasciare lo spazio bianco, evidentemente ergo.
Lasciarsi alle spalle tutti gli anni di silenzio, forse. Eccolo, ragazzi. Vedete? C'ha l'occhio bendato. Come se si fosse risvegliato dal mondo di silenzio in cui si era rinchiuso praticamente. È in ospedale, come possiamo ben vedere. Quindi possiamo uscire? Evidentemente sì. Ragazzi, sto video durerà un'eternità, io ve lo dico. Vabbè, ma era prevedibile comunque. Niente, queste porte sembrano essere... Oddio, ecco i ragazzi. Ma manco questo è il mondo reale, allora. Dove vanno che scappano tutti via? È l'ombra di Basil, sempre. Quindi devo decidere cosa fare? Dura scelta, perché comunque Basil... Cioè, non vorrei che venisse abbandonato in questo modo. Sinceramente mi dispiacerebbe tanto, perché comunque Basil si è ritrovato, ragazzi, coinvolto per forza di cose. Guidato da un istinto di protezione per Robin, ha macchinato la finzione, insomma, la messa in scena del suicidio. Però, fra le due cose, ragazzi, a questo punto io direi che seguo gli altri ragazzi. Non indugio troppo perché... penso sarebbe comunque inutile. Ah no, non posso andare. Ha fatto di no con la testa. Quindi devo per forza comunque seguire Basil. Regali, niente, mi sto a fa sempre 300 pipponi mentali, ma alla fine non posso comunque fare quello che voglio. Basil è qua? Mi sa che Basil è qua. Ecco i ragazzi. E c'è Basil, anche lui in ospedale. C'è una cosa che devo dirvi. È arrivato il momento, quindi. E niente, regà, me lo fanno finire così. Nel senso che, vabbè, è chiaro. Quindi la piega che ha preso la cosa, nel senso che alla fine, quindi Omori ha deciso di dire tutta la verità ai suoi amici. Dopo che, evidentemente, ragazzi, lui e Basil, boh, si sono menati, si sono picchiati. Non lo so che cavolo sarà successo fra i due. Si saranno quasi ammazzati, probabilmente, per finire fino in ospedale. Il punto è che, ovviamente, poi rimane così. Nel senso, cosa sarà allora davvero successo? Che cosa avranno fatto gli altri ragazzi? Lo avranno perdonato? L'avranno compreso? Saranno rimasti ovviamente sconvolti? Avranno deciso di non perdonarlo? Di abbandonarlo? Come aveva detto Omori che sarebbe successo? Fatto sta che... Wow! Nel senso, poi non mi aspettavo che si interrompesse così di colpo. Soprattutto la boss fight finale, ragazzi, è stata veramente molto, molto simbolica, molto significativa, perché proprio stare a rappresentare il fatto che alla fine Robin ha dovuto combattere quella parte di sé con cui aveva convissuto purtroppo tanti anni e che l'aveva sempre più convinto del fatto che facesse bene ad isolarsi, che nessuno l'avrebbe mai perdonato per quello che aveva fatto, perché ovviamente era lui in primis a non essere riuscito a perdonarsi. Ovviamente per una cosa del genere, comunque per quello che era stato evidentemente un incidente, ma comunque ragazzi sono cose che ti pesano talmente tanto che appunto perdonarsi diventa davvero molto molto difficile. Quindi che dire, io non so adesso quale sia dei film
finali questo, ragazzi, perché qualcuno di voi mi ha detto speriamo che ti capiti il finale un po' più positivo, eccetera, eccetera. Non lo so, questo ovviamente me lo farete sapere voi. Fatto sta che vedere gli altri finali, ragazzi, penso che sarebbe un po' difficile per me, perché sinceramente, cioè, mi dovreste dare voi delle indicazioni e comunque bisognerebbe rifare tutta la boss fight finale, ovviamente per voi la taglierei, però comunque non so se dedicare ancora tanto tempo comunque questa serie, ragazzi, che è durata veramente tantissimo, ma nonostante questo io sono stata veramente felicissima, come vi dicevo inizio video, di giocare questo gioco. Vi do delle considerazioni veloci, ragazzi, adesso, perché comunque penso di aver detto la maggior parte delle cose che penso su Omori a inizio video. Allora, tecnicamente parlando, ragazzi, ovviamente il gioco è quello che è, nel senso che è un gioco veramente molto molto semplice, ma nonostante questo comunque i disegni, ragazzi, che ci sono appunto in alcune scene pseudo animate, diciamo così, sono veramente molto semplici ma veramente molto belli. Tra l'altro, per non parlare comunque dei mostri, delle situazioni un po' più angoscianti, che sono state fatte veramente bene, io direi, anche a livello tecnico. Quindi questo gioco è molto semplice, ma nonostante la sua semplicità, ragazzi, riesce comunque davvero a coinvolgere il videogiocatore, nonostante sia come sia. Quindi nonostante ovviamente, ragazzi, la grafica sia quella che è, io comunque non mi sono, e come faccio sempre, soffermata su quello, ma su tutto il contorno, sulla storia che questo gioco raccontava e sulle emozioni che ci comunicava. E quindi io penso che questo sia il valore primario di un gioco. Dal punto di vista, ragazzi, sonoro, direi che gli do un voto veramente alto, perché le musiche comunque coinvolgenti, alcune davvero molto carine, quelle inquietanti davvero molto inquietanti. Quindi il gioco secondo me è riuscito alla grande anche da questo punto di vista. Dal punto di vista della rigiocabilità, evidentemente è comunque rigiocabile, perché mi avete detto che c'è anche l'Aikikomori, la strada insomma dell'Aikikomori, praticamente quello di non aprire tipo mai la porta. Ci sono più finali comunque, il gioco è ampiamente esplorabile anche, io direi, nelle sue aree, quindi è comunque molto anche rigiocabile. Questo è un valore aggiunto. Dal punto di vista della longevità, ragazzi, l'abbiamo visto, il gioco è estremamente lungo. Questo forse è l'unica piccola cosa, ragazzi, che in certi momenti mi ha fatto storcere un po' il naso, nel senso che ho trovato alcune sessioni del gioco forse troppo allungate, nel senso, magari tipo per esempio, ragazzi, quello nella balena Humphrey, veramente ero arrivata al limite, nel senso che mi è sembrato davvero troppo 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 allungato. Quindi questa forse è l'unica pecca che trovo insomma in questo gioco, ma personalmente parlando, ovviamente penso che avrebbero potuto tagliare qualcosina per quanto riguarda, ragazzi, i mondi del mondo dei sogni. Ma per il resto, come vi dicevo all'inizio video, ragazzi, penso che Omori sia uno dei giochi più profondi e più emotivi che io abbia mai giocato, e quindi penso che questa sia una, ragazzi, delle serie che più porterò nel cuore d'ora in avanti, penso anche nei vostri cuori, perché molti di voi me l'hanno detto. È un gioco, una serie che avete apprezzato tantissimo, e io non vi sarò mai abbastanza riconoscente, ragazzi, per questa cosa. Quindi vabbè, il mio voto a Omori non lo do, ma è comunque un voto altissimo, nel senso, ragazzi, penso che conti principalmente non il numero, ma il mio commento a riguardo. Ovviamente io sono stata super super entusiasta di giocare questo gioco e di poterlo portare ovviamente come serie qua sul canale. Come al solito, ragazzi, io aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Vi ricordo, come vi ho detto inizio video, ragazzi, vediamo per questo incredibile finale di serie di riuscire a raggiungere, io ve la lancio la sfida, ma so che ce la possiamo fare, di riuscire a raggiungere i 100 like, ragazzi. Quindi dimostriamo tutto l'immenso sostegno e supporto a questo gioco meraviglioso, un gioco che direi appunto può essere definito sicuramente una piccola perla da non perdere. Quindi questo video, anzi, io vorrei vedere se si vede altro alla fine, dopo questa schermata del grazie di aver giocato. Perché non si sa mai, quindi prima di chiudere il gioco. Ok, e qui niente, ragazzi, ci riporta ovviamente alla schermata iniziale. Quindi questo video e questa serie terminano qui. Grazie a tutti, un bacione. E obdoccia a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!